Buongiorno, benvenuti a tutti e benvenuti alla presentazione del corso di laurea in tecnica della riabilitazione psichiatrica della Scuola di Medicina dell'Università di Verona. Io sono Silvia Chiesa e sono il coordinatore del corso di laurea e insieme a me sono presenti la professoressa Mirella Ruggeri, ordinario di psichiatria dell'Università di Verona e presidente del corso di laurea. E la dottoressa Francesca Cappelletti, tecnico della riabilitazione psichiatrica e tutor clinico del corso. Per presentare il corso utilizzeremo alcune slide che ci guideranno nel percorso. Come anticipato prima, il corso di laurea fa parte della Scuola di Medicina dell'Università di Verona. Esiste dal 1999, la sua prima sede è stata ad Ala, in provincia di Trento, perché il corso vede la collaborazione dell'Università di Verona con la provincia autonoma di Trento e in particolare con l'azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, che in base ad un protocollo di intesa hanno iniziato questa collaborazione nella gestione del corso di laurea. Questo è un aspetto molto importante perché arricchisce il corso sia delle risorse dell'università, quindi di tutto l'ambito della ricerca, sia della parte più clinica, quindi legata all'esercizio della professione. Come tutti i corsi di laurea afferenti alla scuola di medicina, prevede un test d'ingresso. Il test d'ingresso generalmente si svolge nel periodo di settembre e vede una possibilità di posti che oscilla generalmente fra i 18-20 posti annuali. L'ultimo anno ha visto due domande e mezzo per ogni posto disponibile. È un rapporto che è molto variabile nel tempo, però generalmente come possibilità di accesso c'è quella di un posto ogni 2 o 3 domande. Il test, è possibile avere informazioni rispetto al test andando sul sito dell'Università di Verona, dove sono disponibili i bandi passati e anche dove c'è la possibilità proprio di visionare i test che sono stati fatti in passato. Per quanto riguarda, la professione che, si apprende durante questo corso di laurea, abbiamo pensato fosse utile mettere qua il profilo del tecnico della riabilitazione, che è l'operatore sanitario che in possesso del titolo di studio abilitante alla professione svolge nell'ambito di un progetto multidisciplinare interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti di varia età con disabilità psichica, disagio psicosociale e promuove il reinserimento della persona nel contesto sociale e lavorativo di riferimento. Chi è quindi in concreto il tecnico della riabilitazione psichiatrica? È un professionista sanitario che al termine del suo percorso di studi può esercitare subito la professione, in quanto il nostro è un titolo di studio abilitante, ovvero insieme alla discussione della tesi viene fatto anche l'esame che abilita l'esercizio della professione. Quindi è possibile immettersi subito dopo il termine del percorso nel mondo lavorativo. Questo è un aspetto importante. Altro aspetto che è importante sottolineare è che è un professionista che può lavorare sia nell'ambito pubblico che nell'ambito privato. E un aspetto molto importante è quello del lavorare in gruppo, cioè soprattutto nell'ambito della salute mentale è fondamentale la collaborazione con le altre figure professionali. E fin dall'inizio del percorso noi cerchiamo di enfatizzare questo aspetto, cercando di favorire la collaborazione con gli altri studenti e in modo da proiettare proprio questo confronto, questa necessità di confronto anche nel futuro, quando diventerà un operatore sanitario.
Quindi un professionista che lavora in gruppo, che lavora con le persone che hanno un disagio di varia natura. L'obiettivo del suo lavoro è valutare quindi le disabilità ma anche le risorse, progettare degli interventi sia individuali che di gruppo di vario tipo, quindi di carattere sia espressivo, risocializzante, cognitivo, e basati su evidenze scientifiche. E soprattutto un altro aspetto importante è che è un professionista che cerca di non sostituire le persone che aiuta, ma cerca di favorire le capacità personali di guarigione, di percorso riabilitativo che ognuno ha. Quindi non si sostituisce, ma aiuta la persona a ritrovare il suo posto nel contesto sociale e a vivere quindi pienamente la sua vita personale e sociale. L'obiettivo del corso, perciò, è quello di far acquisire agli studenti le competenze necessarie per operare in vari ambiti, in particolare quello della salute mentale con l'area dell'adulto, ma non solo, anche in alcuni servizi affini, come per esempio quello relativo alle dipendenze. Altre due aree nelle quali lo studente andrà poi a sviluppare delle competenze sono l'area dei minori e in particolare dell'area dell'adolescenza, che è un periodo particolarmente critico e significativo Per lo per lo sviluppo di sviluppo di patologie patologie mentali mentali, e e l'area l'area dell'anziano, dell'anziano, anche anche questa questa che che richiede richiede competenze competenze specifiche specifiche per la per loro per la gestione. la loro. Negli Negli ultimi ultimi anni, il anni, il tecnico tecnico della della riabilitazione riabilitazione psichiatrica psichiatrica opera opera anche anche in in ambiti ambiti non prettamente sanitari, ma sociali. Per esempio, il sostegno nelle scuole ai bambini che hanno delle disabilità. Questo è un po' per presentare il percorso del tecnico della riabilitazione dal punto di vista del futuro professionale. Per quanto riguarda un po' la struttura del corso, è importante ricordare che insieme alla parte teorica, che è composta per lo più da lezioni o da seminari che permettono l'approfondimento di argomenti specifici di attualità, c'è un'alternanza con tutto l'aspetto della pratica, ovvero l'attività di tirocinio che permette di sperimentare le nozioni apprese in aula. Altro aspetto importante è quello dei laboratori, ovvero ci sono dei momenti pensati per sperimentare le competenze apprese in aula in un ambiente protetto prima dell'avvio del tirocinio e durante. Altro aspetto importante è quello della valutazione del percorso, per cui sono previste diverse sessioni di esami che vanno un po' a valutare quelli che sono gli apprendimenti dello studente. L'aspetto che ci teniamo a sottolineare è quello dell'alternanza dell'attività didattica e della pratica, per cui l'anno è diviso in semestri, all'interno del semestre ci sono dei periodi dedicati alla didattica e altri al tirocinio. Come tutte le lauree triennali, prevede un percorso di 3 anni, al termine del quale saranno raggiunti 180 crediti formativi necessari per il diploma. Al termine del percorso si può accedere al mondo del lavoro, come vi accennavo prima, oppure scegliere di proseguire il proprio percorso formativo accedendo al corso di laurea magistrale, che è un percorso di studi che dura 2 anni ed è comune a tutti i corsi di laurea delle professioni sanitarie nell'ambito della riabilitazione. Per chi desiderasse invece approfondire
più aspetti clinici, c'è la possibilità di accedere a master di primo livello oppure a corsi di alta formazione o perfezionamento, sempre per proseguire la propria formazione in ambito clinico oppure in ambiti trasversali. Dopo la laurea magistrale c'è la possibilità di accedere a master di secondo livello oppure di approfondire l'ambito della ricerca attraverso percorsi di dottorato. Questo un po' per dare una panoramica generale dei possibili sbocchi al termine del percorso di studi. Per quanto riguarda il piano didattico, come vi dicevo, all'interno dei 3 anni vengono svolte delle attività per un totale di 180 crediti. Una parte consistente prevede 99 crediti di lezioni, per cui teoria. È importante sottolineare che di questi 99 crediti, 20 fanno parte di discipline professionalizzanti, ovvero caratterizzanti proprio l'ambito riabilitativo. Ci sono poi alcuni crediti dedicati ai laboratori professionali e un numero importante di ore dedicate al tirocinio. All'interno delle varie esperienze di tirocinio c'è la possibilità di partecipare al programma Erasmus Plus, che per il nostro corso di laurea vede la collaborazione con il corso di Oulu, che si trova in Finlandia. Generalmente gli studenti possono partecipare al bando durante il secondo anno per seguire una parte del tirocinio durante il terzo anno in Finlandia. Parte dei crediti poi è dedicata alla possibilità di personalizzare il proprio percorso attraverso la scelta di attività specifiche, che sono appunto i crediti dedicati all'attività scelta. Poi c'è una parte dedicata ai seminari che, come vi dicevo, servono per approfondire tematiche di attualità, e poi ci sono i crediti finali per la tesi, per il lavoro di tesi. Il piano didattico è disponibile sul sito dell'Università di Verona, nello spazio didattica della Scuola di Medicina, sotto il nostro corso di laurea. Potete selezionare l'anno, il futuro anno accademico, per cui il 2021-2022, e lì potete visionare i vari corsi integrati che fanno parte del percorso di studi. È importante sottolineare che le discipline che sono presenti, allora, vedono il primo anno delle discipline di base, che quindi servono a creare un po' il background generale, no? Per la formazione del tecnico della riabilitazione psichiatrica. Queste discipline poi nel secondo e il terzo anno diventano sempre più specifiche, quindi afferiscono all'ambito della psichiatria, della psicologia clinica, della psicologia sociale, dell'ambito infantile, delle dipendenze. Altro aspetto importante da sottolineare è il decrescere del numero dei crediti formativi dedicati alla teoria, che corrisponde ad un aumento dei crediti invece dedicati al tirocinio, per cui si parte con un primo anno dove sono previsti circa 11 crediti, ogni credito corrisponde a 25 ore di tirocinio e di attività ad esse collegate, e quindi a 2 esperienze di tirocinio di circa 4-5 settimane. Poi si passa a 22 crediti al secondo anno e 3 esperienze, fino ai 27 crediti del terzo anno. Con questo introduco un po' l'ambito del tirocinio e lascio parlare Francesca, che se ne occupa in maniera particolare.
Esattamente, perciò per entrare un pochino più nel merito del tirocinio, inizio col presentarvi le figure che in qualche modo progettano e monitorano i percorsi di tirocinio. E in primis troviamo il coordinatore della didattica professionale, che è colui che progetta le esperienze di tirocinio a stretto contatto con i tutor clinici, i supervisori e il corpo docente del corso di laurea. Cosa fa il coordinatore della didattica? Nella pratica, il coordinatore della didattica professionale si occupa di valutare i bisogni formativi degli studenti e di trovare i contesti di tirocinio più idonei per rispondere, per permettere appunto allo studente di raggiungere i propri obiettivi formativi. I tutor clinici invece sono delle figure professionali dello stesso profilo, per cui tecnici della riabilitazione psichiatrica, che hanno sia un'esperienza clinica che un'esperienza di tipo pedagogico. Il loro ruolo è quello di accompagnare gli studenti nel corso di tutti e tre gli anni con degli incontri chiamati briefing che precedono l'esperienza di tirocinio, durante i quali vengono date delle informazioni pratiche su come gestire appunto l'esperienza pratica, l'esperienza nelle sedi di tirocinio e si occupano anche di organizzare laboratori, esercitazioni, altri momenti di, diciamo così, di tutorato che permettono appunto allo studente di arrivare preparato all'esperienza sul campo, all'esperienza clinica. E l'altra figura che affianca lo studente nel tirocinio è la figura del supervisore, che può essere di diversi profili professionali e lavora proprio nei contesti che ospitano gli studenti per il tirocinio, per cui affiancano quotidianamente gli studenti nel loro percorso di raggiungimento degli obiettivi formativi. E aggiungo che le sedi di tirocinio sono per lo più sparse nel Triveneto, le nostre sedi di tirocinio, e sono contesti selezionati proprio dall'Università di Verona che permettono appunto allo studente di sperimentarsi in una condizione protetta prima di arrivare appunto a sostenere l'esame di abilitazione al lavoro. Diciamo che un po' il concetto che sta alla base del raggiungimento degli obiettivi formativi dello studente è quello della gradualità, per cui in primis durante il primo anno di tirocinio diciamo che quello che si va un po', gli elementi su cui si vanno a, diciamo, a, a, a si, lo studente si va a trovare a lavorare sono quelli legati alla relazione professionale. Con i pazienti, per cui lo studente si sperimenterà nella comunicazione verbale e non verbale e nell'osservazione appunto delle persone che incontrerà nell'ambito del tirocinio. Per questo le sedi che vengono scelte sono sedi che permettono allo studente di avere più momenti relazionali con le persone, quali per esempio i centri diurni, le comunità terapeutico-riabilitative o i reparti ospedalieri. Nel corso invece del secondo anno si vanno un po', diciamo, a costruire quelli che sono gli strumenti che il tecnico della riabilitazione psichiatrica ha a disposizione, in particolare il progetto terapeutico-riabilitativo che consiste in un progetto individualizzato che il tecnico della riabilitazione psichiatrica diciamo, costruisce insieme al paziente. Nella costruzione del progetto lo studente si sperimenterà nell'identificazione dei bisogni della persona, nell'osservare la persona utilizzando anche degli strumenti di valutazione o lo strumento del colloquio strutturato o dell'intervista e costruirà poi insieme al paziente quelli che sono gli obiettivi del progetto e appunto accompagnerà il paziente anche nella messa in pratica di alcuni interventi. L'altro focus fondamentale del secondo anno è inerente invece al lavoro di rete, per cui alla collaborazione tra servizi che si occupano appunto delle persone con disturbi psichici e a tutto quell'aspetto delle visite a domicilio, per cui diciamo, della parte più territoriale del lavoro in psichiatria.
L'ultimo anno, il terzo anno, invece, ci si focalizza ovviamente sul implementare e consolidare le competenze legate al progetto terapeutico riabilitativo. E l'altro grande focus è quello del lavoro di gruppo, per cui sia con i pazienti che con i familiari, ovviamente tenendo conto delle dimensioni legali, etiche e deontologiche. E ad ogni studente è garantito un percorso personalizzato di tirocinio, tenendo conto appunto dei propri bisogni formativi e anche della possibilità appunto di sperimentarsi in contesti in aree diverse. Il percorso formativo, soprattutto nell'ambito del tirocinio, è pensato per formare un professionista in grado di adattarsi a diversi contesti. Ovviamente è necessario poi specializzarsi, approfondire alcuni ambiti, ma in generale permette di accedere sia all'ambito lavorativo nell'area dell'età evolutiva, sia nell'età adulta che in quella geriatrica. In particolare, il tecnico della riabilitazione psichiatrica può essere inserito in centri di salute mentale, in centri diurni, comunità riabilitative, nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, che sono i reparti dedicati alla cura di questi disagi, ai servizi per le dipendenze, ai servizi per i disturbi del comportamento alimentare, ai servizi di neuropsichiatria infantile, ai servizi per l'adolescenza, le residenze sanitarie assistite, i servizi geriatrici, e l'elenco potrebbe continuare ancora, nel senso che ci sono ambiti dove la figura si sta inserendo, ad esempio c'è tutto l'ambito anche scolastico, legato sia alle competenze, diciamo, di prevenzione e sensibilizzazione, sia la possibilità di seguire anche bambini con disagio. Altro aspetto importante è l'alto tasso di occupazione che i nostri laureati hanno. Allora, questi sono gli ultimi dati disponibili in Alma Laurea, che non sono aggiornati, per cui risalgono al 2018, però sono dati molto positivi, nel senso che il tasso di occupazione corrisponde al 78,3% dei laureati. Quasi tutti gli studenti si laureano nei tempi previsti dal percorso, quindi nei 3 anni. E altro aspetto interessante è il breve tempo che intercorre fra la ricerca del primo lavoro, comunque in generale la laurea, e il reperimento proprio della prima occupazione. Quindi, come abbiamo un po' detto prima, è un lavoro che è un percorso che permette di immettersi con una certa velocità nell'ambito lavorativo, e questo è un aspetto importante. Altro dato importante che emerge un po' dalle statistiche che sono state fatte dall'Alma Laurea e dall'università è che i laureati hanno un alto grado di soddisfazione del percorso, che in genere si attesta tutti gli anni fra l'80 e il 100%, quindi è un percorso che rifarebbero e sceglierebbero nuovamente, e questo è un elemento positivo. Rispetto un po' allo sbocco professionale, lascerei adesso invece introdurre, no? La professoressa Mirella Ruggeri, che vi fornirà un po' un quadro generale dell'ambito specifico dove questo professionista si inserisce, che è quello della salute mentale. Bene, è veramente un piacere poter presentare questo corso di laurea a un gruppo di studenti che stanno scegliendo un po' il loro futuro. E voglio anche sottolineare che il corso di laurea qui presentato è un corso che è stato limato e rilimato nella qualità didattica e anche nella qualità dei docenti, che questo va ulteriormente, credo, sottolineato, docenti che sono tutti sia dotati naturalmente di notevoli competenze, ma anche figure che lavorano sul campo e che quindi sono in grado di trasferire le esperienze della quotidianità.
si nota molto bene da quanto già la dottoressa Chiesa e la dottoressa Capelletti hanno illustrato questo corso. Certamente è un di più essere certi, dico proprio essere certi, che questo corso è davvero professionalizzante e tuttavia non è superficiale per quanto riguarda gli aspetti teorici, che restano sempre un elemento culturale di notevole rilevanza. Certamente la formazione che si ottiene da questo corso è una formazione di qualità. E immagino che quelli di voi che stanno guardando a questo streaming abbiano un interesse per la salute mentale. Voglio aggiungere a questo la consapevolezza che dovete, credo, avere se siete interessati al tema, che in Italia abbiamo quello che viene considerato il miglior modello al mondo per la gestione della salute mentale, in quanto che dopo la legge del 1978 sono stati attentamente organizzati i servizi psichiatrici territoriali, molto evoluti e molto differenziati, e che nel frattempo, diciamo, l'importanza della salute mentale è andata crescendo un po' in tutto il mondo, crescerà probabilmente ancora anche in seguito, ad esempio, alle problematiche che già stiamo rilevando con la pandemia del Covid. E non solo l'Italia, diciamo, è considerata l'area migliore al mondo per curarsi se si hanno dei disturbi psichici, ma voglio anche sottolineare che il Triveneto, che è il contesto dove ha operato sin dall'inizio e opera tuttora questo corso di laurea, è ritenuto in Italia uno degli ambiti maggiormente innovativi e ben strutturati. Voglio inoltre aggiungere che questa tematica, che è quella della riabilitazione, la riabilitazione psichiatrica o la riabilitazione psicosociale, ha avuto un'evoluzione nell'ultimo decennio davvero strepitoso. È passata da una situazione che poteva anche essere connotata con elementi, diciamo, di assistenzialismo. Diceva la dottoressa Chiesa che il tecnico della riabilitazione psichiatrica non va a sostituirsi alla persona, ma ne alimenta le risorse, e questo è molto importante. E questo è stato proprio il percorso che si è generato negli ultimi 10 anni, che è diventato anche un percorso non solo di pratiche, ma anche un percorso di ricerca. Giusto per dire, nell'ultimo decennio sono stati pubblicati più di 19.000 articoli sulle riviste accreditate sulle tematiche della riabilitazione. E poi c'è anche da dire che in questo momento storico particolare la riabilitazione assume veramente un ruolo centrale in tutte le attività che occorre, a seconda delle diverse età, dei diversi contesti, attuare, in quanto che è come una sorta di possibilità di creare un progetto quasi sartoriale individualizzato per i pazienti, un progetto in cui, oltre agli elementi classici della riabilitazione, si sono innestati anche elementi ad orientamento, per esempio, psicoterapeutico. È una fase in cui si riesce a differenziare quelle che sono le necessità delle diverse fasce, ed è anche, penso che sia interessante per voi tutti i giovani, un momento storico in cui si comincia a dare molta attenzione a tutti gli aspetti legati alla prevenzione, alla capacità di identificare precocemente i primi sintomi, a un'attenzione all'adolescenza, all'infanzia, tutto l'aspetto relazionale all'interno della famiglia. Ecco, tutti questi sono elementi che sono parte integrante di tutto il percorso riabilitativo e anche, devo dire, di questo corso. Altro aspetto che credo sia importante anche dal punto di vista psicologico di chi è interessato è che il lavoro della riabilitazione psicosociale è un lavoro di cui si riesce a vedere nella gran parte dei casi il risultato, la possibilità oggi come oggi di ottenere veramente dei miglioramenti con queste pratiche è concreta e dimostrata, e il
tecnico della riabilitazione psicosociale è una figura a ponte fra tutte le figure che girano, diciamo, io parlo dei servizi psichiatrici territoriali, ma anche in tutti gli altri contesti, quelli del privato sociale, le varie aree specialistiche. Ebbene, il tecnico della riabilitazione psicosociale non è una figura ancillare, è una figura che può creare il rapporto a tutte queste attività in un lavoro di rete che poi, anche come già stato citato, diventa anche un lavoro sul sociale. Molto interessante, per esempio, il ruolo che i TERPO potranno assumere nel contesto scolare, nel contesto dei distretti, nel contesto di varie discipline, anche mediche, ad esempio nell'ambito della pediatria, nell'ambito della ginecologia, della neuropsichiatria infantile. Quindi ritengo che sia particolarmente importante, e so e conosco anche da mamma, che per i giovani la proiezione verso il futuro è fondamentale, così come il desiderio, per esempio, di recarsi in contesti esteri. Ebbene, sappiate che quelli di voi che vorrebbero e vorranno fare l'Erasmus sarete richiestissimi, perché il contesto italiano è un contesto che è considerato veramente, veramente al top, quindi non vi sarà difficile essere accettati in questi contesti e magari poi riportare nel contesto italiano anche ulteriori innovazioni. Siamo naturalmente a disposizione per qualunque altra informazione o altro approfondimento che pensate sia utile. Vi auguriamo buona scelta e buon lavoro. Grazie. E adesso vediamo se magari fra i partecipanti ci sono delle domande a cui possiamo magari rispondere. Vediamo se... Invitiamo a non aver timore, insomma, se ci fossero dei quesiti da porre. Allora, ecco, fanno una domanda sul test d'ingresso, chiedono se il test d'ingresso è quello standard di medicina. Allora no, è il test delle professioni sanitarie. Avviene in un giorno diverso da quello di medicina. Quello di medicina è a livello nazionale, per cui il test è uguale in tutte le sedi italiane, mentre invece per quanto riguarda i test delle professioni sanitarie avvengono anche tutte nello stesso giorno, ma il test è elaborato dalla singola università. È per questo che suggerisco di vedere i test utilizzati e i bandi precedentemente pubblicati, perché vi permette di orientarvi sul tipo di materie che fanno parte del test. Ok. Sono altre domande? Allora, se non ci sono altre domande, come diceva la professoressa Ruggeri, noi vi rinnoviamo la nostra disponibilità. Trovate i nostri recapiti sul sito dell'Università di Verona, nello spazio del corso di laurea, e quindi vi invitiamo a contattarci senza problemi. E vi ringraziamo intanto per il tempo che ci avete dedicato, vi facciamo l'in bocca al lupo per il vostro futuro e vi aspettiamo. Arrivederci.